Alla C e C di Pernumia è il momento della svolta, inizia infatti lo smaltimento delle 45.000 tonnellate di rifiuti ammassati in questa azienda dismessa, un enorme problema ambientale. Oggi comincia proprio l'asporto di queste 45.000 tonnellate di rifiuti, un lavoro che continuerà fino al 2022. Oggi è davvero una giornata di grandissima festa, perché questa è una questione annosa, drammatica, che va avanti da troppo tempo. Siamo riusciti oggi a mettere la parola fine, qui finalmente partono i camion con i rifiuti per portare via tutte le oltre 40.000 tonnellate che sono qui presenti. Ahimè, il costo complessivo di questa operazione è di oltre 12 milioni di euro, a carico tutti della regione, però è un atto doveroso, perché qui noi stiamo parlando di ambiente, di salute, e finalmente restituiremo alla comunità questo sito, che tra l'altro, per dove si trova, ha anche un pregio ambientale straordinario. Guardati di tutto punto, ci accingiamo ad entrare mentre il primo carico sta per essere portato fuori dalla CPC. Questi sono i fondi che siamo riusciti a recuperare attraverso la legge speciale per Venezia, perché evidentemente la legge speciale per Venezia non riguarda la laguna in quanto tale, ma riguarda anche tutto il bacino scolante e quindi anche i comuni che nell'entroterra sono interessati entro il 31 dicembre del 2022. Qui dovremo portare via tutto e bonificare l'area. E dove andranno tutti questi rifiuti? Questi vanno, ovviamente, non sono rifiuti riutilizzabili, sono rifiuti pericolosi non riutilizzabili, e quindi vanno in discariche italiane preposte a questo, e da qui anche il costo di smaltimento elevatissimo. Questo è davvero un dramma, perché di fatto i 12,2 milioni che la Regione Veneto mette sono soldi dei contribuenti, non sono soldi che noi stampiamo nelle segrete stanze di Palazzo Balbi. E chi invece ha provocato tutto questo, a mio avviso, non ha pagato a sufficienza. Le pareti dello stabile sono state rinforzate proprio perché il peso, la pressione di questi rifiuti bagnati dalle acque che colavano dal tetto, ovviamente ha creato dei danni e poteva far crollare anche l'edificio. Devo dire che dopo gli interventi stati fatti negli anni passati esternamente all'area, con cui hanno rimosso i rifiuti che erano presenti ad alto, la situazione è decisamente più sicura e migliore. Comunque i dati daranno il responso finale. In base ai dati che troveremo capiremo se sono necessari o meno degli interventi e di quale tipo. Ecco, iniziare magari a far pagare davvero ai lazzaroni che fanno strada qua pene forti sarebbe già un segnale interessante, perché è inutile fare la foto al pezzo di ghiacciaio che si stacca e poi noi in casa nostra lasciamo che in maniera indisturbata un lazzarone porti qui 40.000 tonnellate di porcheria nociva per gli esseri umani.